Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Sta scatenando un vespaio di polemiche l'annuncio di Strada dei Parchi di voler far scattare dal 1 luglio l'aumento del pedaggio del 19% sulle due arterie a scorrimento veloce, le autostrade A24 e A25. Mentre prosegue il braccio di ferro con il MIT, il centrosinistra in Consiglio regionale ha chiesto una seduta straordinaria dell'assise abruzzese. Il servizio è curato per noi da Alfredo Primano. Alla fine, nel braccio di ferro fra Ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi, chi dovrà mettere mano al portafoglio saranno soltanto i cittadini. Torna infatti l'incubo caro pedaggi su A24 ed A25, perché dal 1 di luglio, salvo ripensamenti dell'ultima ora, le tariffe faranno un balzo in avanti del 19%. Un vero e proprio salasso, soprattutto per tutti coloro, professionisti ed imprese, che grazie all'autostrada producono economia e si troveranno a sborsare oltre 24 euro per la tratta Pescara-Roma e 60 se parliamo di mezzi pesanti. Gli aumenti sono stati confermati dalla concessionaria, agli onori delle cronache in questo periodo, anche per l'annosa questione messa in sicurezza delle gallerie e del traforo del Gran Sasso. Strada dei Parchi ieri in una nota ha ribadito che senza interventi del governo dal 1 luglio scatteranno gli aumenti. Un annuncio a cui è seguita a stretto giro la risposta del Ministero dei Trasporti, che ha voluto rimarcare come grazie all'impegno del Ministero siano stati evitati gli aumenti sulle autostrade in precedenza. Con tutti i concessionari e di conseguenza anche con Strada dei Parchi, il canale di dialogo è sempre aperto, scrive il MIT, come è avvenuto peraltro sul dossier Gran Sasso. La società, continua il Ministero, sta chiedendo un'anticipazione di risorse pubbliche a valere sul fondo infrastrutture da mettere a punto con norma primaria in seno a una sorta di stralcio del piano finanziario per proseguire gli interventi di messa in sicurezza anche delle gallerie. Giovedì l'incontro tra le parti, forse quello decisivo, a cui parteciperà anche il Ministero delle Finanze. Alla base di questo nuovo annuncio di aumento delle tariffe congelate lo scorso anno a seguito delle proteste dei sindaci di Lazio ed Abruzzo, c'è l'approvazione del piano economico finanziario presentato da Strada dei Parchi, che prevede tra le altre cose la messa in sicurezza strutturale antisismica delle due arterie in attuazione di una norma prevista nella legge di stabilità del 2012 dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, che considera A24 ed A25 strategiche. Nel frattempo i capigruppo della coalizione di centrosinistra, Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto e Sandro Mariani, hanno chiesto la convocazione di un consiglio regionale straordinario per affrontare il tema dei rincari dei pedaggi autostradali su A24 ed A25. Riteniamo indispensabile, dichiarano i tre consiglieri, che la giunta regionale si faccia portavoce delle richieste dei territori, chiedendo al governo nazionale di accogliere l'istanza sottoscritta dai sindaci abruzzesi il 6 giugno 2019, provvedendo a sospendere gli aumenti fino a fine dicembre. In bilico al comune di Chieti l'approvazione del bilancio. Forza Italia vuole fuori dalla giunta l'assessore Di Biase, che con il sindaco Di Primio potrebbe passare a Fratelli d'Italia. Il PD intanto attacca la giunta. Il servizio di Paolo Renzetti. Volano gli stracci in maggioranza a Chieti, con l'approvazione del bilancio saltata per la mancanza del numero legale, con 5 consiglieri di Forza Italia che continuano a puntare i piedi. Il sindaco Umberto Di Primio resta però fiducioso, facendo comunque dei distinguo. Quello che è in ballo è il futuro della città, sono i 37 milioni di lavori che potremmo perdere se non dovessimo approvare il bilancio. Sono le tante cose fatte che rischiamo di buttare a mare soltanto per delle beghe di bassissimo cabotaggio, dove non c'è nulla di politico, dove non c'è nulla di amministrativo e dove ho ribadito più volte. Abbiamo un bilancio approvato dal Collegio dei Revisori che prevede investimenti per la città, abbiamo una situazione sul teatro dei servizi, lo dico in modo molto chiaro, spero il più chiaro possibile, non c'è nessun problema di assunzione a teatro dei servizi. Ma lei smentisce i rumors che dicono che potrebbe passare con l'assessore Di Biase a Fratelli d'Italia? Io non passo da nessuna parte, io sono ancora un iscritto di Forza Italia. Sono iscritto di Forza Italia, sospesosi perché c'è stata una evidente incapacità dei vertici di Forza Italia di affrontare questo problema e temo che a fronte di una incapacità di rendersi conto di quello che sta succedendo si possa verificare una Teramo, si possa verificare una Avezzano, insomma si possono verificare quelle situazioni che abbiamo visto in questi mesi, che hanno visto il centrodestra perdere importanti centri soltanto perché non si è intervenuti a sedare degli interessi che erano di parte e non della comunità, della collettività, della generalità delle istanze che vengono dai cittadini. Nodo del contendere tra Forza Italia ed il primo cittadino è ancora una volta
alla testa dell'assessore al commercio Carla Di Biase, i consiglieri del gruppo forzista ne chiedono da settimane le dimissioni, sostenendo che l'esponente della giunta non avrebbe operato adeguatamente per il bene della città. La diretta interessata ribadisce che non si dimetterà mai. Non mi dimetterei per un motivo molto semplice, non mi è stato contestato nulla a livello politico e amministrativo, non mi è stato mai chiesto un incontro, non sono solita assecondare capricci, mi dimetterei se in un tavolo politico ci fossero delle gravi motivazioni che mi spingerebbero a farlo, ma rivendico una cosa, un'onestà morale e intellettuale, nessun interesse privato, personale e familiare all'interno dell'amministrazione comunale. Io non sono una persona di sport, ma sono la figlia di una persona che ha dato tanto allo sport, ma soprattutto mi ha insegnato di alzarmi la mattina e andare a lavorare. Non ho mai chiesto niente a nessuno, ho fatto questo per 4 anni e pronta a rimettere le mie deleghe nelle mani del sindaco. No a dimettermi sotto ricatto di qualcuno. All'Aquila si allungano i tempi per la messa in sicurezza del palazzo a rischio crollo sul Corso Stretto. Il consorzio dei proprietari dello stabile ricorre al TAR contro l'ordinanza del comune, che probabilmente si sostituirà al consorzio facendo le opere. Il servizio di Daniela Rosone. Si allungano i tempi per la messa in sicurezza del palazzo a rischio sul Corso Stretto, quello che sta all'angolo di Via del Carmine, a rischio crollo, secondo alcuni rilievi. I termini dell'ordinanza sindacale di aprile del sindaco Pierluigi Biondi sono scaduti già da un po', ma il consorzio Filomusi Guelfi, tramite il legale Fausto Corti, che sta seguendo la vicenda, ha presentato ricorso al TAR, sia contro l'ordinanza sindacale per la messa in sicurezza, sia contro una successiva diffida che intimava di svolgere i lavori, a firma del dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell'Aquila. L'avvocato Corti sta per perfezionare l'iscrizione al ruolo. Per la discussione probabilmente se ne parlerà nei primi giorni del mese di luglio. L'argomento del palazzo è stato tirato fuori anche nel corso di una commissione consiliare dei giorni scorsi. È venuto fuori che il consorzio in pratica non avrebbe la somma necessaria per la messa in sicurezza. Si parla di opere provvisionali per circa 600.000 euro con il progetto che è già pronto. Il comune infatti aveva chiesto al consorzio una revisione per renderlo meno impattante sul corso. L'avvocato Fausto Corti però ha precisato che il consorzio, che è un ente strumentale, non può assolutamente avere nelle disponibilità tale somme, in quanto non può fare altre attività che non siano quelle relative ai contributi pubblici presi per effettuare i lavori di ricostruzione del palazzo. Il consorzio, per l'avvocato Corti, è parte lesa, anche perché per i proprietari sono ancora lontani i tempi per poter tornare a casa. Da 2 anni i lavori sono fermi e il consorzio di recente ha messo nero su bianco anche quelli che sono stati danni avuti sul palazzo. Il consulente del tribunale ha accertato danni per 440.000 euro per il consorzio, 120.000 per la Soalco, l'azienda aquilana che doveva effettuare i lavori di ricostruzione sullo stabile, ma per l'avvocato Corti queste cifre andrebbero riaggiornate. Nell'accertamento tecnico preventivo, il CTU, si evidenziavano danni allo stabile da ascrivere alla realizzazione dello smart tunnel dei sottoservizi, seppur non imputabili ad imperizia di chi li aveva realizzati, ma piuttosto a una sorpresa geologica. Asse Centrale Scarl, come si ricorderà, in una nota rimandava al mittente l'accostamento dei danni al palazzo con le opere dei sottoservizi. Fatto sta che la messa in sicurezza è ritenuta necessaria per la pubblica incolumità e per il momento è stata tamponata dal tunnel pedonale nel Corso Stretto. Il comune, una volta districate le questioni nelle aree del tribunale, potrebbe sostituirsi e realizzare lui stesso, e probabilmente così si farà, queste opere. Ma da addebitare a chi? La vicenda è intricata, visto che c'è anche un contenzioso con Asse Centrale Scarl. Di ricorsi ne sono arrivati 2, uno del consorzio Filomusi Guelfi e l'altro del progettista, l'ingegner Valentino Perilli. Una vicenda che farà ancora discutere e che si deve ancora dirimere nelle aule giudiziarie. Certo è che si parla ancora di messa in sicurezza e non di ricostruzione. I tempi per tornare nel palazzo sono ancora lunghi. E tra l'altro si vuole assicurare anche la sicurezza di chi ci passa nel Corso Stretto. Quindi queste opere sono da non ritardare. Polemiche ad Ortona per la spiaggia scambiata per una pista da parte di un giovane proprietario di un quad. Il gruppo Dune Bene Comune ha segnalato la vicenda diventata virale sui social alla Capitaneria di Porto. Non è il primo episodio che accade nella zona. Vediamo.
Sulla spiaggia di Ortona, fare il gradasso con il quad e parte la segnalazione alla Capitaneria di Porto. Come si evince dal video, la spiaggia scambiata per una pista dove scorazzare con il quad, magari per racimolare qualche like su Instagram, visto l'altissimo numero di follower. La bravata è stata portata a termine al tramonto sulla spiaggia di Ortona, nella zona delle dune, da un giovane virgulto che con molta cura è intento nei testacoda con il suo quad. Già in mattinata il gruppo Dune Bene Comune aveva segnalato che le recinzioni poste dai volontari per tutelare le rare piante dunali erano state divelte e un nido di fratino con tanto di uova era stato devastato. Poi è spuntato il video che smaschera l'autore di questa bravata, che non è però un caso isolato. Un'altra scorribanda era stata segnalata alla Capitaneria di Porto una decina di giorni fa, quando sulla spiaggia erano presenti anche dei bagnanti. La spiaggia non è una pista, il severo ammonimento di Augusto De Sanctis, che ricorda lo scorso 26 maggio erano state realizzate dai volontari delle recinzioni in una manifestazione nella zona della stazione di Tollo per la tutela delle dune e contro le nuove concessioni balneari, chiamate in causa le istituzioni, Comune di Ortona in primis, che dovrebbero far rispettare le leggi dello Stato. Andare con mezzi motorizzati sulla spiaggia, infatti, è severamente vietato. Il gruppo Dune Bene Comune chiede anche la sorveglianza delle forze dell'ordine su quello che è uno degli ultimi tratti di vegetazione dunale rimasti in Abruzzo. L'Abruzzo e la sua Film Commission a Toronto per il film Lectura Ovidi, una vetrina importante per la nostra regione grazie al lavoro sulla vita e le opere del grande poeta abruzzese, diretto dal giovane e talentuoso regista, anche lui abruzzese, Davide Cavuti. Vediamo. Assessore Febo, un film abruzzese sbarca oltre frontiera in Canada per portare l'Abruzzo fuori dai confini regionali. Sì, sì, di questo ne siamo orgogliosi, felici, è quel che, su cui insomma, ci stiamo lavorando con la Film Connection, perché è questo che vogliamo. Altre regioni hanno avuto già questa fortuna di avere attori, registi che hanno fatto documentari, film e hanno reso importanti quelle regioni. Noi abbiamo perso delle occasioni, dobbiamo recuperare le occasioni perdute e questo è un film che rispecchia tutto quello che abbiamo detto, si parla di Ovidio, quindi di Sulmona, delle bellezze di Sulmona, della montagna di Sulmona, ma anche del mare, dell'Adriatico, e quindi ciò che volevamo trasmettere, la presentazione ad una manifestazione importante in Canada, dove credo che siamo la terza nazione come numero di presenze di italiani, insomma credo che sia veramente un grandissimo risultato. È un onore, ne sono fiero, io sono in primis un compositore, aver fatto la regia con questi grandi attori con cui collaboro come musicista e compositore per me è motivo di orgoglio. È motivo di orgoglio doppiamente perché parliamo di un grande autore abruzzese che è Ovidio, e io sono abruzzese, quindi è un dovere per noi abruzzesi celebrare questi grandi figli della nostra terra. A volte c'è un po' di polvere sopra di loro e noi con questo lavoro abbiamo voluto toglierla, far riparlare di Ovidio con le sue parole, e lo faremo poi in Canada, a Toronto, in un festival internazionale. In realtà la Lettura Ovidio è nata all'interno del Polo Liceale Ovidio e rientra in un progetto più ampio che è 2000 anni con Ovidio nel cuore, un progetto nato per il bimillenario ovidiano nel 2017, che è appunto l'anno del 2000 anni dalla morte del poeta Ovidio. In pochi mesi è stata restaurata la facciata della chiesa di Sant'Agostino a Lanciano. Il lavoro sarà presentato alla cittadinanza venerdì pomeriggio, giorno in cui sarà rilanciata la raccolta fondi per pagare i lavori. Vediamo. Uno splendore la facciata trecentesca lavorata a pietra della chiesa di Sant'Agostino nel cuore della città, restituita a fedeli e turisti, recuperata dal logorio del tempo, dallo smog, dal guano dei piccioni che consuma e corrode. La curia di Lanciano Ortona, proprietaria dell'edificio di culto, e l'associazione Amici di Lanciano Vecchia hanno agito con tempestività e straordinaria sinergia, appaltando i lavori alla ditta specializzata in restauri Alt
di Ascoli Piceno, che in pochi mesi ha completato il restauro redatto dall'architetto lancianese Pier Giorgio Renzetti. Il progetto è nato un anno fa, i lavori sono partiti ad ottobre. Nuova vita per il portone di legno, la facciata del Petrini, il rosone a ruota, la lunetta del portale e la Vergine col Bambino, da cui sono riaffiorati i colori del mantello rosso e blu. Il restauro sarà presentato alla cittadinanza venerdì 14 giugno alle 17.30 presso il Palazzo degli Studi in uno specifico e dettagliato convegno dal titolo La policromia del 300. I lavori sono stati in buona parte già pagati da Associazione Curia, ma servono altri contributi ed è per questo che è stata promossa una raccolta fondi con donazioni libere. L'obiettivo dopo Sant'Agostino e la Torre di San Giovanni è quello di recuperare e riportare allo splendore ogni bellezza del quartiere storico di Lanciano. Raffaele Filippone, presidente Associazione Amici di Lanciano Vecchia. La spesa complessiva sta andando oltre gli 80.000 euro. E con grossi sacrifici, ecco, chiaramente noi continueremo a chiedere alle persone più sensibili di sostenerci, perché noi abbiamo preso questo impegno, quindi abbiamo un conto corrente bancario, insomma. Stiamo chiedendo e continueremo fino alla fine di agosto, perché a Sant'Agostino il 28 di agosto chiuderemo con questa raccolta fondi. Faremo degli eventi, faremo altre iniziative, insomma cercheremo di... E quindi ci rivolgiamo alle persone sensibili che vogliono sostenere questo intervento che noi stiamo facendo. Un quartiere meraviglioso che nel giro di pochi anni ha visto il restauro e la conservazione di due monumenti fantastici. Beh sì, noi ci stiamo provando, nel nostro piccolo ci stiamo anche impegnando molto. Nel 2014 abbiamo inaugurato la Torre di San Giovanni, che da allora è diventato un punto di riferimento turistico della città, non solo del nostro quartiere. L'Aquila sta partecipando al meeting delle città creative dell'UNESCO, una vetrina importante per mostrare la città come è diventata. È iniziata l'avventura della città dell'Aquila al meeting delle città creative, Creative Cities UNESCO, in corso di svolgimento a Fabriano e che proseguirà sino al 16 giugno. Una vetrina importante per raccontare l'Aquila in modo corretto attraverso diversi filoni come identità, cultura, innovazione, creatività e conoscenza. Il tema principale del padiglione Rinasco è come le città rinascono dopo eventi calamitosi, ha spiegato il sindaco, e l'Aquila è l'unica città europea nel padiglione, accanto a città come Kobe, Aleppo e Haiti. La Fondazione Merloni e la Magna Carta hanno subito creduto in questo progetto. Credo che questo invito, innanzitutto una responsabilità dell'Italia nei confronti del mondo che è rappresentata dall'Aquila e dunque rinnova lo spirito del G8. Questo dobbiamo ricordarcelo quando ci sono eventi come l'UNESCO, ma se lo devono ricordare anche i legislatori e il governo quando c'è da fare qualcosa di concreto per aiutare questi territori. E la responsabilità dell'Aquila va letta nel territorio vasto, quello dell'Appennino e delle zone interne. A studiare la partecipazione della città dell'Aquila al meeting è stato un gruppo di lavoro eterogeneo formato dalla sovrintendenza, dall'ordine degli architetti, dagli enti accademici rappresentati dal professor Graziosi, coordinati dal dirigente comunale della ricostruzione privata del comune Roberto Evangelisti, che è di Fabriano. In questa vetrina internazionale a Fabriano l'Aquila è in uno spazio di 30 metri. Il Munda ha fornito le guide. Una città che vuole esserci, che sta rinascendo, e di una città, come spesso io sto dicendo in questi giorni, contemporanea, cioè una città dove il futuro sta accadendo, dove noi stiamo riallacciando quella che è la nostra memoria del passato, facendo riemergere molti capolavori che comunque hanno accompagnato quasi inconsapevolmente la nostra vita precedente al sisma, con tecnologie di avanguardia, quindi anche il nostro passato sta risorgendo proprio attraverso il futuro. L'architetto Luca Carosi ha illustrato il progetto di comunicazione che vede tre video simultanei proiettati nel padiglione attraverso tre passaggi: le origini della città, la visione centrale con il presente e il futuro, una parte dedicata non solo alla città e ai monumenti ma al futuro, alla conoscenza attraverso l'università, il GSSI, i laboratori del Gran Sasso, la sperimentazione della fibra ultraveloce e tanto altro. Una visione ancora non attuata, ma quello che si sogna debba accadere. L'uscita dal progetto di comunicazione è rappresentata dalla Porta Santa, che è un ingresso ed un'uscita.
Torna a Montorio al Vomano dal 14 al 6 giugno la vetrina del parco, una 3 giorni di enogastronomia, della tradizione, arte, concerti e musica di strada. L'evento, giunto alla sua 23esima edizione, mira a rilanciare le zone interne dell'Abruzzo. È prevista anche la presenza del governatore Marsiglio, il servizio di Tania Bonici Castelli. Tutto pronto per la 23esima vetrina del parco a Montorio. Torna dal 14 al 16 giugno il laboratorio di idee per la valorizzazione e tutela del grande patrimonio delle aree protette. La longeva manifestazione, ambientata alle porte del parco e promossa dall'associazione culturale Il Chiostro, anche per questa edizione mette in mostra risorse, prodotti, saperi e sapori delle zone interne, continuando l'opera di promozione del territorio tra arte, natura, gusto e cultura. Ma 23 anni fa siete stati lungimiranti, cioè avete creduto in Montorio come porta del parco. Montorio per noi giovani dell'epoca si pensava che l'unico volano potesse essere questo parco. Noi continuiamo a credere che tuttora il parco possa essere, rappresenti il segno della ripresa, il segno della rinascita. Il messaggio è che Montorio risorgerà sicuramente. Grazie anche alla vetrina, a tutto l'interessamento che ci stiamo mettendo come amministrazione, ed è questo lo scopo, ma soprattutto anche a dei programmi Restart che stiamo portando avanti insieme agli altri comuni dell'entroterra. Nel 2050 le previsioni rispetto all'innalzamento dei mari e dei livelli delle acque ci dimostrano che l'elemento di costa sarà un elemento sempre più il problematico, per non dire dei cambiamenti climatici, di questo caldo e di questi sbalzi di temperatura che viviamo anche nella giornata di oggi. E allora tornare a vivere con i nostri strumenti in montagna, in modo simbiotico con la natura, vuol dire non solo rispettarla ma avere un futuro. Da segnalare nel Chiostro degli Zoccolanti l'inaugurazione della mostra, che potrà essere visitata per tutto il fine settimana. I Costabi, a cura degli eclettici artisti totali, pittori, musicisti e compositori Paul e Mark Costabi. Qual è il suo rapporto con l'Abruzzo e con il parco? Il parco è una meraviglia e vado sotto Gran Sasso spessissimo per arrivare a Termo, Montorio al Vomano, Sant'Egidio, Campli, e ovunque. Faccio mostre e concerti spessissimo in Abruzzo, mi sento molto a casa qui e ho cominciato a fare questo già negli anni 90. È stata una fonte di ispirazione il parco per lei? Sì, molto. Ho fatto un quadro che si può vedere nel ristorante Zunica, dove si vede il Gran Sasso e anche il mare e il cibo, è una celebrazione di vita. Amo Abruzzo, soprattutto la gente, perché sono simpatici tutte le persone di Abruzzo e mi sento a casa qui, felice di essere tornato. E per concludere in bellezza, la Via del Gusto, lungo la strada maestra con il quarto gran galà della cucina tradizionale, a cura di Sabatino Lattanzi, chef del ristorante Zunica di Civitella del Tronto, che proporrà originali piatti interpretati con prodotti tipici del territorio. L'associazione Ruote Classiche Teatine, associazione culturale che promuove il motorismo storico, ha presentato oggi a Palazzo di Città a Chieti il suo programma di iniziative. Vediamo. L'associazione Ruote Classiche Teatine guarda al futuro, oggi incontro anche a Palazzo di Città con il sindaco, con l'assessore Di Biase, per parlare delle attività che avete messo in cantiere per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Sì, come abbiamo già detto prima nel corso della conferenza stampa, l'associazione Ruote Classiche Teatine è un'associazione attiva sul territorio di Chieti da un po' di tempo, che ha la finalità di promuovere la cultura del motorismo in genere ed in particolare della cultura motoristica in Chieti. Le attività che vorremmo portare avanti in un prossimo futuro saranno caratterizzate, oltre che da mostre statiche di autovetture, soprattutto da una prima pubblicazione di un volume dedicato a tutte le attività agonistiche di carattere motoristico che si sono tenute sul territorio di Chieti dall'immediato dopoguerra fino ad oggi, con il recupero di tutti i personaggi, coloro che hanno partecipato, e un'ampia illustrazione fotografica. Una serie di seminari volti al recupero della
dell'aspetto culturale che sta dietro al motorismo, ma soprattutto quella che è la nostra iniziativa è quella di poter contribuire ad una vita culturale nel settore motoristico che è già molto presente sul territorio abruzzese. Diverse sono le associazioni operative ormai da più decenni, e quella che è la nostra iniziativa appunto è quella di voler contribuire, di poter collaborare, di poter dare maggiore slancio a questa iniziativa, chiaramente dando la giusta riconoscenza e visibilità al nostro territorio, che è appunto quello del Comune di Chieti. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha partecipato ieri sera all'ultima puntata stagionale di Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi. Tra gli argomenti, chiaramente il mercato, la rosa della prossima stagione, e alla presenza del neo sindaco Carlo Masci, il patrono biancazzurro è tornato a sollecitare l'amministrazione sulla vicenda stadio. C'è la necessità di capire se c'è la possibilità di riprendere l'ipotesi del nuovo stadio o quella della ristrutturazione dello stadio Adriatico Cornacchia, sul quale c'è sempre il vincolo della soprintendenza. Ascoltiamolo. Noi non ci abbiamo parlato con Daniel, sicuramente a gennaio l'abbiamo cercato ed è stato veramente ad un passo dal venire a Pescara. Adesso il Frosinone è comunque retrocesso e credo, se io fossi il presidente del Frosinone, che Daniel col Frosinone in Serie B me lo terrei tutta la vita a Frosinone. A meno che non voglia stravolgere tutto, cambiare le facce e ripartire con un altro gruppo, allora ci potrà essere la possibilità. Noi sicuramente ci dovremmo muovere per trovare un paio di attaccanti importanti, perché abbiamo preso un ragazzino che forse nessuno di voi conosce, ma è un ragazzino molto forte, che abbiamo preso a scadenza dal Catania e nell'ultimo anno, non avendo voluto rinnovare il contratto con Catania, non l'hanno fatto proprio giocare mai, si è solo allenato, che è Di Grazia. Brugman è il capitano del Pescara, quindi per quanto ci riguarda, per me può rimanere fino a quando smetti di giocare a Pescara. È chiaro che però l'aspettativa di un giocatore come Brugman, arrivato a 27 anni, è quella o di fare il salto oppure di decidere di stabilirsi una volta per tutte con una società a Pescara. Speriamo che si stabilisce qua. A Pescara lui sta benissimo, a noi il ragazzo sta benissimo, quindi non c'è motivo perché. Però poi dopo c'è il mercato può significare anche una Serie B importantissima che gli offre il doppio di quello che paghiamo noi, e a quel punto non è che puoi fare più di tanto. Credo che Borrelli partirà in ritiro col Pescara, la Juventus così come l'Inter e altre tre squadre di Serie A ci hanno chiesto e sicuramente prenderanno un altro attaccante del Pescara che si chiama Cerri. Se c'è un qualcosa che mi è dispiaciuto quest'anno è di non aver potuto vedere almeno un esordio di questi ragazzi nella prima squadra, e quindi un'altra lezione che abbiamo imparato e che sicuramente porteremo avanti: la rosa della prima squadra sarà formata da 17-18 giocatori, i portieri, e poi bisogna lasciare lo spazio a 3-4 ragazzi che di volta in volta gireranno nella prima squadra. Sicuramente era un qualcosa che già era in agenda, cioè quello di incontrarci per capire se questo progetto lo dobbiamo portare avanti, abbandonare, se ci sono gli estremi per riprendere il vecchio. È chiaro che se non ci sono gli estremi per farlo, può darsi uno che anche pensa di, anche perché c'è un piccolo problema di base. Noi siamo il paese delle deroghe, no? Facciamo i regolamenti e poi deroghiamo perché quello non è pronto, quell'altro non è pronto, ma prima o poi arriverà, siccome non dipende da noi ma dipenderà dalla FIFA, arriverà la FIFA che ti dice che così come non si può giocare più negli stadi dove c'erano i velodromi, non puoi giocare più negli stadi dove c'è la pista atletica. E quindi tu sarai costretto ad andare a giocare da un'altra parte. Saranno 2 anni, 3 anni, ma tanto arriverà e succederà, perché questo è quello che vogliono a livello mondiale, giustamente, perché noi siamo il paese che è più indietro di tutti nelle infrastrutture. In attesa del sì di Andrea Iaconi, a Teramo si continua a lavorare per stilare le linee programmatiche per la prossima stagione. Per la panchina era stato contattato Moriero, che però aveva già un accordo con la Cavese. Il sogno rimane quello di Andrea Camplone. Il servizio è di Jacopo Forcella.
Andrea Iaconi si avvicina al Teramo, anche se non c'è ancora la fumata bianca. I contatti e i colloqui telefonici tra la nuova presidenza e il dirigente continuano fitti. Nelle scorse ore a Iaconi è stato di nuovo prospettato il progetto sportivo che Franco Iachini ha in mente e che potrebbe portarlo a dire sì già in questa settimana. Non è un mistero che Iaconi voglia un progetto pluriennale che contempli il controllo su tanti aspetti della società, a partire dal settore giovanile fino alla prima squadra. L'indicazione, qualora dovesse concretizzarsi la trattativa, è quella di dare un taglio netto col passato, nel senso che Sandro Federico resterà così come Emilio Capaldi, ma non l'allenatore a Genova Maurizzi, che invece non sarà riconfermato e nei giorni che verranno incontrerà la dirigenza per trattare i termini dell'addio. La scelta di cambiare allenatore risale ad alcuni giorni fa, quando la trattativa per il trasferimento delle quote societarie era appena agli inizi. Non si spiegherebbe diversamente, infatti, la telefonata partita da Teramo e diretta a Francesco Moriero, che in quella circostanza però declinò l'offerta biancorossa perché aveva già raggiunto un accordo con la Cavese, ufficializzato infatti lo scorso 3 giugno dalla dirigenza campana. Ma il profilo è quello di un tecnico giovane e che comunque conosca la categoria. Ecco perché c'è anche il profilo di Andrea Camplone. Iaconi conosce bene l'ex difensore biancazzurro, che ha chiuso anzitempo l'esperienza a Cesena nel 2016-2017, prima dell'esclusione dai romagnoli dal campionato di Serie B. Chiaramente serviranno argomenti economicamente e calcisticamente forti per convincerlo a scendere di categoria. Ed è per questo che prima va stilato il progetto Teramo e con questi argomenti poi va convinto il timoniere per la prossima stagione. Ora la priorità è quella che riguarda le firme notarili e i passaggi burocratici che riguardano l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La documentazione è pronta da giorni, mancano solamente gli adempimenti economici che saranno presto messi a posto. A quel punto però il piano di investimenti e di rafforzamento dell'organico dovrà già essere realtà, perché l'intenzione della dirigenza è quella di fare un campionato assolutamente di alto profilo. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 a brevissimo saranno a disposizione sui nostri canali YouTube, sulla nostra piattaforma oppure sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.